trentesima edizione della Festa della Crescia Matta si è conclusa con una serata di domenica in un crescendo di presenze. Migliaia le persone che in questi tre giorni hanno frequentato la festa, un format, quello della cooperativa di Tre Ponti, ormai collaudatissimo in tanti anni. Una proposta gastronomica sempre all'altezza e di grande qualità, la caratteristica Crescia Matta farcita in ogni modo possibile, e poi orchestre di liscio di primissimo piano, tra cui l'abituale apertura con l'orchestra Grande Evento. Una grande pista per gli amanti del ballo e sfilate di moda. Noi di solito facciamo la seconda settimana di luglio. Quest'anno, siccome c'erano i mondiali, io ero fiducioso che l'Italia arrivasse ai mondiali, invece non è stato così, però abbiamo trovato una settimana stupenda, perché tutte le manifestazioni, se poi non hai la fortuna di trovare il bel tempo, poi vanno a farsi benedire tutti i lavori di un anno, di tutto l'associazionismo nostro di quartiere. Perciò abbiamo trovato tre giorni. Oggi è un po' caldo, un po' umido, però meglio così che la settimana scorsa, che a quest'ora pioveva, perciò siamo stati fortunati. Presenza massiccia anche della nuova giunta comunale, che ha rimarcato attraverso il suo sindaco la validità di queste manifestazioni come legante sociale. Io, scherzando, dico sempre che qua c'è il cuore della città, perché ormai da molti anni gran parte delle iniziative si svolgono in questo luogo. È un po' la madre di tutte le feste che si stanno organizzando durante l'estate nei vari quartieri, nelle varie frazioni. Ha fatto un po' scuola, ma dietro in realtà c'è un gruppo straordinario di uomini e di donne e di un volontariato straordinario. Ma quello che mi piace sottolineare è che dietro questo volontariato c'è una disponibilità nei confronti di tante altre associazioni, e questo è veramente un bel esempio. Poi la festa si commenta da sola, la straordinaria partecipazione, sia ieri che oggi c'è stata una partecipazione di migliaia e migliaia di persone, e quindi penso l'attestazione migliore che possa esserci per chi organizza delle manifestazioni come queste. Non mancherà anche quest'anno il consueto appuntamento con il buon umore e la serata dedicata ai barzellettieri. Martedì 22 luglio va in scena a Crepapelle, presentato quest'anno con il San Costanzo Show.